Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente nel mio canale, il canale dell'Italian Keto Guy! Se invece è la prima volta che passi di qui, mi presento, mi chiamo Giuseppe, ho 47 anni e dal 15 luglio del 2018 sono in alimentazione, non una dieta continua. Qui puoi trovare la mia storia, il percorso che mi ha portato poi a iniziare e continuare fino alla fine la chetogenica, l'alimentazione chetogenica. Quando iniziai questa alimentazione mi resi conto che era noioso mangiare sempre uova, carne, pesce, pesce, carne, uova. Dopotutto il cibo è uno dei piaceri della vita, no? Così mi chiesi: perché non provare a convertire le nostre ricette in versione chetogenica senza quei carboidrati insulinici? E così è nato il canale che stai guardando. E grazie a voi, grazie al vostro supporto, il canale sta avendo il successo che merita. Oggi vi presento una ricetta internazionale, una ricetta americana, la torta Red Velvet, la torta dal velluto rosso, la torta del velluto rosso, insomma, con le preposizioni come vogliamo. La storia di questa torta è singolare, si narra che una signora, avendola provata in un ristorante di New York diversi anni fa, le piacque così tanto che scrisse allo chef per avere la ricetta. Allora, ovviamente, non c'erano email. E quindi lo chef rispose e aggiunse anche alla ricetta un conto di qualche centinaio di dollari. La signora pagò il conto, ma per ripicca cominciò a distribuire gratis la ricetta su dei cartoncini a quante più persone possibile. Ci sono altre versioni, questa sembra che sia la più accreditata, sto scrivendo il libro, ecco perché. E questa, la torta del velluto rosso è la ricetta che vi presento oggi, ovviamente però nella sua versione chetogenica. Non useremo il latticello, ma useremo lo yogurt. Bando alle ciance, inoltriamoci subito nella preparazione. Prepariamo la base della torta mettendo 100 g di burro ammorbidito in una ciotola e 70 g di eritritolo. Le dosi sono a piacere di eritritolo, se a voi piace più dolce mettetene di più, mettetene di meno, io mi regolo insomma intorno ai 70 grammi. Con un frullino elettrico impastiamo il tutto, amalgamiamo i due ingredienti e continuiamo fino a formare una crema liscia e vellutata. Ecco, guardate, guardate com'è liscia e vellutata, degna di una red velvet. Ora aggiungiamo 3 uova medie. Se avete uova grandi in frigorifero a casa, potete utilizzarne due. Io mi sono regolato con 3 uova medie. Le uova le dobbiamo inserire una alla volta, quindi quando l'uovo si sarà amalgamato al resto del composto, inseriamo l'altro uovo e continuiamo fino ad esaurimento delle uova. Io ho preferito non accelerare il video in questo passaggio, così da essere chiaro e farvi vedere per bene come si prepara la base. Poi dopo, ovviamente, ecco, aggiungiamo l'ultimo uovo, dopo, ovviamente, possiamo procedere più speditamente. Vi chiedo scusa della luce, mentre registravo il telefono ha perso la messa a fuoco e l'immagine, il video è venuto un po' scuro. Vi chiedo scusa di questo inconveniente. Ho cercato in fase di montaggio di alzare la luminosità, però alcune parti venivano veramente troppo luminose, quindi ho dovuto tralasciare. Non c'è bisogno di montare le uova per 10 minuti, perché metteremo il lievito per i dolci e il cucchiaio di aceto, quindi non appena le uova si saranno amalgamate è la volta di passare al prossimo ingrediente, che è lo yogurt greco. 100 g di yogurt greco, che sostituisce il latticello nella ricetta originale. Continuiamo a frullare, in questa ricetta ci serve il frullino elettrico, le fruste elettriche per preparare la base e dopo aver fatto amalgamare anche lo yogurt greco, è la volta di inserire un cucchiaino di lievito per dolci ed un cucchiaio di aceto. Se avete anche il limone, va bene, un acido. Questo servirà a
creare anidride carbonica durante la cottura, che farà creare una simpatica alveolatura. 250 grammi di farina di mandorle. Dopo aver inserito la farina di mandorle, metto mezzo cucchiaino di colorante rosso. La torta è rossa, in origine non c'era il colorante. Ora noi oggi usiamo i coloranti. Se non avete il colorante rosso, potete tranquillamente saltare questo passo e farete una torta white velvet, velluto bianco. White vuol dire bianco in inglese. Ecco, quindi amalgamiamo la farina di mandorle e il colorante affinché diventi bella rossa. Ed è la volta di inserirla in uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro, foderato di carta forno. Io fodero solo il fondo dello stampo a cerniera perché poi dopo, aprendo con la cerniera, la torta si stacca dalle pareti, dai bordi del recipiente. Quindi stendiamo per bene la torta su tutta la superficie dello stampo a cerniera, amalgamiamo anche la parte di sopra, diamo qualche colpetto e via in forno 180 gradi per 30 minuti. Ora prepariamo la farcia, 150 grammi di burro ammorbidito. Lavoriamolo con le fruste. Quando si è, diciamo, demolito, per così dire, inseriamo, l'eritritolo, il vostro dolcificante chetogenico preferito, 70-80 grammi nel mio 80 grammi nel mio caso. Come ho detto, sentitevi liberi di variare la dose. A me troppo dolce, i dolci non piacciono. Ora continuate ad amalgamare, le fruste sono un accessorio indispensabile nella preparazione di questa ricetta, a meno che non volete fare con olio di gomito. Aggiungiamo ora 250 g di formaggio cremoso, spalmabile, e continuiamo ad amalgamarlo. Con la spatola aiutiamoci per riportare il composto al centro della ciotola e continuare ad amalgamare gli ingredienti. Meglio mettere un foglio di carta bagnato sotto la ciotola per evitare che si muova, è un trucco che ho imparato durante le mie sperimentazioni. Continuiamo a montare la crema fin quando non diventa liscia ed omogenea. Ecco, già vedete, ecco, ho interrotto il video, guardate com'è cremosa, com'è liscia, com'è omogenea. Ora è la volta del taglio. Con un filo di nylon o di cotone facciamo dei tagli guida con il coltello e poi incrociando tagliamo la torta in questo modo, ottenendo due dischi. Con l'aiuto di una spatola farciamo la torta, avendo cura di ricoprire tutta la superficie e lasciare uno spessore di 2-3 centimetri, meglio 3 centimetri, in modo che la torta poi sarà bella alta. Copriamo bene i bordi e poi, sovrapponendo i due dischi, abbiate cura di coprire anche i bordi, i laterali della torta. Ovviamente questa è la mia decorazione. Se voi avete un'altra decorazione, lo sapete, mi fa piacere che mi taggate sul mio gruppo Facebook, vi lascio il link in descrizione. Ho aperto il 25 ottobre un gruppo Facebook che sta andando veramente alla grande, mi state dando un supporto incoraggiantissimo, molto incoraggiante, siete in molti. E così ci aiutiamo l'uno con l'altro a rimanere in chieto e a godere di queste prelibatezze, rimanendo anche in salute, ovviamente. Fatemi sapere le vostre variazioni alla ricetta, lo sapete, mi piacciono. Ed ora, come di consueto, la prova assaggio. Ed eccoci qua, come sempre, la nostra prova assaggio, la torta velluto rosso. Voglio tutta. È una tentazione adesso averla qui davanti, voi non la vedete, ma io la vedo. Allora, è la prima volta che mangio formaggio spalmabile con lo zucchero, dolcificante. Non avevo mai messo, quando non facevo la chetogenica, lo zucchero. Oggi, questa volta, ci abbiamo messo il dolcificante e non avevo mai mangiato. Devo dire la verità che formaggio spalmabile con dolcificante è decisamente buono. Decisamente buono. Il sapore della pasta
del pan di Spagna di mandorla si sente, non tanto, perché poi viene coperto dal sapore dello spalmabile dolce. Cosa possiamo fare per evitare la farina di mandorle? Lo so, alcuni di voi non tollerano la farina di mandorle, non la possono mangiare, siete stallo col peso, bla bla bla, non la potete mangiare. Ok, vi prometto che la prossima ricetta la farò con la farina di semi di lino dorati. Potreste provare a sostituire la farina di mandorle in questo impasto con la farina di semi di lino dorati, per esempio. Oppure potreste farla con la farina di cocco in polvere, non la rapé, attenzione, il cocco grattugiato, ma la farina di cocco in polvere, come consistenza è uguale alla farina 00. Potresti provare con quello, ovviamente la torta non sarà diversa, il sapore sarà diverso. Non so se a quel punto conviene metterci il colorante, ma fate voi, insomma. E per quanto riguarda invece il formaggio spalmabile, se alcuni di voi non tollerano il lattosio o non mangiano prodotti contenenti caseina, potreste provare il formaggio spalmabile alle mandorle. Si trova su internet. Adesso non viene in mente il nome del negozio, un franchising che lo vende. Natura sì, o Nature Plus, Nature Plus. No, non sono dei due. Comunque esiste il formaggio spalmabile alle mandorle, quindi volendo potreste fare comunque per realizzare questa torta, se non tollerate il lattosio o mangiate prodotti a base di caseina, potreste provare con questa alternativa il formaggio alle mandorle. E per coloro di voi che non mangiano farina di mandorle, potreste provare la farina di semi di lino. Ho fatto le barrette e vengono veramente bene, insomma, i semi di lino con il dolcificante. Quando posso mangiare questa torta? Mi chiedete sempre cosa posso fare, quando la posso mangiare, come la posso inserire nel mio schema settimanale. Direi a colazione. Molti di voi, ancora gli italiani, non sono avvezzi a mangiare la colazione salata, quindi potreste mangiare una fetta, due fette di questa torta al mattino, per esempio, per iniziare la giornata con qualcosa di dolce. Come spuntino non so, insomma, io non faccio spuntini, quindi non ho testato sul mio corpo, insomma, poi ognuno di noi è diverso, quindi non vi saprei dire se come spuntino potrebbe andare. Perché, insomma, i carboidrati vengono solo dalla farina di mandorle, il formaggio spalmabile ne ha 3 grammi e qualche cosa per 100 grammi, sì, insomma, poi a fetta, vabbè, diciamo che qualche minima parte c'è anche dal formaggio sotto forma di carboidrati. Vedete voi, quello che vi posso consigliare è di mangiarla al mattino. Ok, siamo arrivati alla fine, non mi resta altro che salutarvi. Se volete, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando il tasto rosso qui sotto ed attivando la campanella. Vorrei arrivare a 10.000 iscritti, se vi fa piacere. Iscrivetevi anche al mio gruppo Facebook, l'indirizzo si legge sotto, dovete guardare il video da YouTube e non da Facebook, perché Facebook vi fa vedere solo il riquadro del video e non vedete le informazioni che metto sotto. Se vi fa piacere, datemi una mano a far crescere il canale. I vostri suggerimenti, i commenti, sapete, sono ben accetti. Io vi saluto alla prossima ricetta con la farina di semi di lino dorati. Promesso. Ciao.